grazie a tutti voi che siete venuti qui a sentire. E tanto bene, ringrazio la professoressa Montesi e volevo subito fare un augurio al vice sindaco, perché ieri ero alla Salone del Libro con un mio collega di Bilbao che mi ha detto questa cosa, ha detto: Bilbao era una città industriale in declino, dice, adesso è rifiorita perché la politica ha saputo organizzare le migliori energie della società civile e accedere a una serie di finanziamenti comunitari che l'hanno praticamente rivoltata. Ecco, quindi l'augurio di riuscire a fare questo lavoro che mi sembrava essere anche un po' l'idea del vice sindaco, ecco, nell'intervento che ha fatto. L'altro collegamento lo faccio subito con l'intervento del professore, del coordinatore del dipartimento, che parlava giustamente del problema della formazione degli italiani. Guarda, io sono sconvolto da una cosa che ho letto ieri, forse avete letto anche voi. Ho fatto una foto e l'ho messa sui social. Cioè, questo è un libro che ha tirato fuori Magnoncelli, dove c'è scritto che quello che gli italiani pensano è la realtà sui dati economici. Allora, vabbè, lasciamo perdere i dati demografici, insomma, vabbè, ci pensiamo più vecchi di quanto siamo, eccetera. Il peso dei migranti sulla popolazione è l'8% in Italia, la gente in media pensa che sia il 26%. Quanti sono i musulmani? 3% nella popolazione. La gente in media pensa che sia il 20%. Tasso di disoccupazione? 12%. La gente pensa che sia 47%. Allora, voi capite che... E qui mi innesto sul libro che ho presentato ieri al Salone del Libro, che è l'ultimo. Io lo presento così. Se la gente non sa come funziona la fisica non gliene importa niente. Funziona lo stesso. Non c'è bisogno che noi la capiamo. L'economia è un'altra cosa. Cioè, se noi non siamo razionali, se noi non siamo informati, se noi non siamo consapevoli, se noi non siamo competenti, l'economia non funziona, l'economia va a rotoli. Vi dico solo una cosa, in questo lavoro di Magnoncelli c'è poi la classifica dei paesi dove i cittadini credono di più alle bufale che gli raccontano, che girano sulla rete. L'Italia è al terzo posto nel mondo, al primo posto ci stanno gli Stati Uniti, che è un paese dove in questo momento il candidato alle elezioni repubblicane si chiama Donald Trump e ha raccontato sull'economia una serie di castronerie pazzesche e non ha perso neanche un voto. Quindi, cosa vuol dire? Se noi non sappiamo l'economia, se non abbiamo un minimo di cultura economica, noi non sappiamo neanche controllare i politici che abbiamo, non sappiamo neanche leggere le persone giuste. Allora, capite quant'è importante questa cosa? Questo fatto, quindi, c'è una brutta notizia ma anche una bella notizia. La bella notizia è che quella che io chiamo la Wii Economia, è che dobbiamo lavorare tutti insieme sulla rete, sui social, per informarci, per scambiarci competenze, per fare cittadinanza attiva, perché questo paese purtroppo ha un grande difetto, ha un grande male. È un paese di persone pigre, di persone che stanno davanti alla TV a guardare i talk show, che giudicano dall'esterno, di persone che aspettano che arrivi l'uomo della provvidenza a tirargli fuori le castagne dal fuoco. E questo della provvidenza non esiste, ovviamente, perché la politica è espressione della società. Se la società è di questo livello, capite che razza di politici arrivano. Quindi l'uomo della provvidenza non c'è, ne saremo sempre delusi. O noi italiani ci diamo una mossa e impariamo a lavorare, e non dobbiamo neanche pensare. Prima parlavo con il presidente di Federconsumatori. Adesso c'è la storia delle quattro banche, anche quest'idea che comunque c'è qualcuno che ci risolve i nostri problemi è sbagliata, ci dobbiamo svegliare. Io ho insistito, ci vuole il patentino adesso per investire, cioè dobbiamo imparare a capire che non ci sarà, non è, magari questa volta ci va bene perché il consumatore è brava, perché il governo alla fine ci ascolta, eccetera, ma non possiamo pensare che tutti gli sbagli che facciamo ci sta lo Stato che ci ripara, ok? Dobbiamo imparare, allora, benissimo. E quindi cosa facciamo adesso? Adesso raccontiamo un pochino, partiamo dal contesto e arriviamo a spiegare perché il consumatore è importante. Allora, qual è il mondo in cui viviamo? Il mondo in cui viviamo è di una semplicità estrema. C'è un fatto che spiega tutto, io lo chiamo la legge di gravità, no? Cioè, prima della globalizzazione noi avevamo questo che era il livello di salario del lavoratore italiano, altamente sindacalizzato, non particolarmente specializzato. E questo era il livello di salario degli 800 milioni di persone che vivevano con un dollaro al giorno nei paesi del sud del mondo. Noi potevamo vivere, non esisteva la legge di gravità, noi potevamo tranquillamente permetterci di tenere il nostro salario a questo livello. Con la globalizzazione questo non è più possibile, perché noi, questi, sono i nostri competitor.
E quindi la legge di gravità, cosa succede? Che le nostre condizioni di lavoro crollano. E i primi settori a crollare quali sono? Sono proprio quelli della grande manifattura, le acciaierie. Pensate, io ho seguito tutte le cose da Electrolux alla Merloni, alla Indesit, alle acciaierie di Terni, eccetera. Il problema qual è? È evidente. Come fanno le aziende a resistere a questa competizione? C'hanno due o tre possibilità. Una possibilità è che ci si riesce a mettere d'accordo con i lavoratori in loco e dire, vabbè, guarda, alla fine ci tagliamo, non dico che arriviamo qui, ma sono leggermente più sopra. Oppure cosa succede? Le aziende se ne vanno. O terza cosa, le aziende si portano, diciamo, i lavoratori, tra virgolette, schiavi o precari in casa. È la storia, oggi c'era l'articolo sul caporalato nel sud d'Italia d'agricoltura. Pensiamo alla filiera della cantieristica navale a Monfalcone, vicino, hanno creato tutta una specie di subfornitori che più o meno se lo sono portati in casa. Pensate a Prato con la Cina che se l'è portata in casa, eccetera. Quindi non c'è altro che queste tre cose. Ovviamente c'è qualche altra cosa, c'è, che è quella, io andrò quest'anno a Simbola a fare l'introduzione, mi piace, che ho un rapporto bellissimo con Ermete Realacci, perché secondo me lui ha centrato un punto importante, cioè l'Italia deve rilanciare come facciamo a competere con quello che lavora al dollaro al giorno. Dobbiamo puntare sulla qualità, dobbiamo puntare o su fattori competitivi non delocalizzabili, driver di senso, che siano il turismo, la cultura, tutto quello di cui noi siamo ricchi. La qualità è anche molto ecologicamente sostenibile. È molto bello questo grafico del vino, non so se l'avete visto, che l'Italia dopo lo scandalo del metanolo ha puntato sulla qualità, e che è successo? È aumentato il fatturato e si sono ridotti il numero di bottiglie vendute. Quindi anche ecologica la qualità, no? Perché fai più fatturato con meno bottiglie. Quindi puntare su tutte queste cose qui. Anche la sostenibilità sociale e ambientale diventa un fattore competitivo. Ma torniamo allo sfondo, diciamo, dell'economia. Ecco, qui per dirvi quelli che sono i salari. Questo è un dato del 2011, l'Italia $36 l'ora, lordi nel settore manifatturiero, compete con l'Ungheria, la Polonia $9-8 l'ora, e compete con la Cina, dove praticamente un dollaro all'ora se tu vai a prendere le persone che lavorano nelle campagne. Adesso ci sono i computer venduti a 5-10 euro, perché praticamente la materia prima addirittura è costo negativo, perché ti pagano per prendere il rifiuto, prendi queste persone, eccetera, eccetera. Allora, dicevo, qual è il problema? In questo tipo di economia che succede? Beh, ci sono alcuni che stanno migliorando, paesi del sud del mondo, classe media emergente, tutto quanto, e noi siamo questi qua che siamo in difficoltà, c'è la top class, eccetera. Soprattutto cosa succede? Il mondo è bravissimo a fare una cosa e molto meno bravo a fare un'altra. Creare valore economico a livello aggregato è eccezionale. Il PIL del mondo cresce del 4% all'anno, sempre. Noi abbiamo una capacità di produrre mostruosa. Il problema è la distribuzione. Guardate, tra l'altro la produzione produce un effetto, questo fa vedere che aumento esponenziale c'è stato nella produzione. Un quarto di tutto quello che è stato prodotto dall'anno zero ad oggi nel mondo è stato prodotto dopo il 2000. Pensate che razza di accelerazione. L'altro giorno io ero a casa di mio fratello, c'era la comunione della figlia, ha messo in fermatavola con la stampante, lui è un po' avanzato perché è un ingegnere, eccetera, la stampante 3D, si è stampato i fermatavola. Adesso pensate, se in ogni caso ognuno si stampa il fermatavola, pensate al problema, che non glielo ho voluto dire, ma insomma anche ecologicamente si può fare con un materiale riciclato, ma insomma, per dirvi, non esiste il problema della produzione, esiste il problema della distribuzione. Cioè abbiamo, sapete, i 61 uomini più ricchi del mondo, che sono ricchi come i 3,6 miliardi, che è la metà più povera del pianeta. 61 hanno la ricchezza di 3,6 miliardi. Allora, la domanda di fronte a questo problema si è fatta un economista, si chiama Boniga, che ha detto: why inequality hasn't slowed with democracy? Perché la diseguaglianza non si è ridotta con la democrazia? Perché questo economista si è fatto una domanda ingenua, ha detto: ma com'è possibile che questi 61 che hanno 61 voti alle elezioni vincono contro 3,6 miliardi? C'è qualcosa di strano. E lui dice, lo calcola, dice: il 40% delle spese elettorali nell'elezione del Senato americano sono finanziati dal top 1%. Quindi, poi c'è tutto il problema, io sono stato il firmatore adesso di una lettera sul contro l'elusione fiscale, che è stata firmata da 300 economisti, anche Cristina, e è stata Jeff Sachs, gli amici, eccetera, molto importante, perché adesso c'è un meeting a livello internazionale. E tra l'altro, diciamo, questa diseguaglianza non si riequilibra neanche fiscalmente, perché appunto con l'elusione
i soldi invece di sgocciolare in basso, come dice Stiglitz, evaporano nei climi dei paradisi fiscali, nei climi miti dei paradisi fiscali. Quindi l'elusione aumenta ancora di più, l'elusione fiscale aumenta ancora di più queste disuguaglianze. Allora, qui già si innesta il tema del consumo. Perché? Cosa ci dice questo lavoro di Bonica? Ci dice che il voto, l'economia, la democrazia è zoppa. Se noi pensiamo che la democrazia sia solo voto politico, siamo freschi. Questo ha prodotto il voto politico. Questa disuguaglianza crescente. Gli elettori, diciamo quelli che dovevano ridurre le diseguaglianze, che sono la maggioranza, non sono riusciti a votare partiti che hanno creato tasse progressive, eccetera. Anzi, poi c'è un altro strumento enorme di diseguaglianza, oggi se ne vogliamo parlare, che è l'azzardo. L'azzardo è un sistema che ruba ai poveri per dare ai ricchi, no? L'azzardo produce diseguaglianza. Chi è che gioca l'azzardo? Allora, quindi lo Stato aumenta le diseguaglianze, diciamo, pubblicizzando l'azzardo. Allora cosa dico? Voglio dire, la democrazia può funzionare solo se assieme al voto politico usiamo il voto col portafoglio. Cioè, dov'è che noi possiamo, se col voto politico non basta, dobbiamo affiancare il voto politico, che è importante ovviamente, con il voto col portafoglio. Cioè, dobbiamo imparare a capire che noi abbiamo un potere enorme, perché il mercato, io quando parlo con i ragazzi dico, ma chi è il più potente nella globalizzazione? Comincio a dire le banche, le cose, no. Le banche da chi dipendono? Chi è che dà i soldi alle banche? I risparmiatori? Chi è che compra i prodotti delle grandi aziende? Quindi alla fine il mercato siamo noi, il mercato è fatto dall'offerta e dalla domanda e noi siamo metà del mercato. Cioè, se noi facciamo, sciopero non si fa per ordine, se noi votiamo col portafoglio, noi decidiamo, diciamo alle aziende quello che devono fare. Le aziende oggi sono marchio e reputazione, non c'è altro, l'azienda è un marchio. Non esiste, in molti casi l'azienda non esiste, nel settore della moda esiste il marchio. Poi dice, beh, fammi un pezzo qui, un pezzo lì, no? E quindi il marchio cosa vuol dire? Vuol dire che l'asset, la ricchezza più forte dell'azienda è la sua reputazione. Quindi l'azienda ci tiene molto alla reputazione. Ovviamente non in senso negativo, ma in senso positivo si possono costruire dei percorsi di cui poi parleremo. Allora, dicevo, chiaramente qual è la risposta radicale ai mali che stiamo vivendo oggi, anche da Terni e tutte, insomma, tutti i terreni di territorio, il territorio d'Italia c'ha il suo problema, è stato Udine, nell'Electrolux, nelle Marche, cioè il problema della Indesit e tutto quanto. Cioè, la vera questione qual è? La vera questione è che o noi alziamo questo pavimento del dollaro al giorno, lui dice, beh, quanto ci vorrà? O comunque questo processo è in moto, anche se lentamente in moto, tra 15 anni il reddito pro capite della Cina sarà uguale al nostro reddito pro capite. Tra 30 anni arriverà l'India, però sarà la media, ci sarà poi sempre una diseguaglianza enorme. Ma o noi riusciamo a alzare questo livello basso, e attenzione, qui qualcosa si comincia a fare. Io dico sempre, ci vogliono tre cose, ci vuole il voto col portafoglio dei cittadini, ci vogliono delle imprese sostenibili, no? Che quindi anche qui degli imprenditori che fanno dei passi avanti, ma ci vogliono anche, qui bisogna cominciare a dirlo, oggi ho fatto un editoriale su Avvenire, sta in prima pagina, bisogna prendere coscienza, e qui mettiamo d'accordo tutti, mettiamo d'accordo i terzomondisti con i leghisti, abbiamo trovato la quadra. Ci vogliono delle tasse, sentite bene, non dei dazi, delle tasse che premino o puniscano quelle filiere che sono più socialmente, meno socialmente sostenibili. C'è stata una cosa importantissima 4 giorni fa, il Parlamento europeo ha detto no, la Cina non è un'economia di mercato. Allora io cosa dico? Noi col commercio equo lo facciamo da sempre, siamo nati così come consumo responsabile, consumatori attivi. Cosa abbiamo detto col commercio equo? È la strada giusta, abbiamo detto noi mica diciamo no al prodotto dell'africano che vuole uscire dalla povertà, noi diciamo attenzione, tutti i prodotti, se i prodotti, io a me non mi interessa dove sono fatti i prodotti, ma quando arriva sul mio tavolo del supermercato, io amministratore locale, nazionale, lo tasso sul consumo in proporzione alla sostenibilità della filiera. Se quel prodotto è fatto schiavizzando il lavoratore, quel prodotto o non entra nel supermercato o deve pagare una tassa altissima. Tanto ormai la schiavizzazione del consumatore non ha luoghi, perché può essere stata fatta in Puglia, no? Nella cultura del paghino, può essere stata fatta in Cina, può essere... E quindi allora bisogna cominciare a creare questi processi che, ripeto, mettendo assieme il voto col portafoglio dei cittadini e queste politiche fiscali, riescono a portare le cose verso l'alto. Ora, salto un po' di cose sull'ambiente e andiamo, anche perché questo ci consente di risolvere anche tutti i fenomeni migratori. Questo abbiamo presentato il rapporto mondiale sulla felicità in Italia
nel mondo una settimana, un mese fa, e attenzione, questa è la classifica della felicità dei paesi del mondo fatta dalla Gallup, che serve a predire i movimenti migratori. Perché la gente migra? Perché ovviamente per lucrare i differenziali di felicità. Prima nessuno andava dalla Siria alla Germania, poi quando in Siria c'è arrivata la guerra, hanno perso 20 anni di aspettativa di vita in pochissimo tempo, la gente ovviamente non vive più in Siria, ok? Tutti i polacchi venivano in Italia, la caduta del muro di Berlino, nessun polacco viene più in Italia, perché il differenziale di felicità tra Italia e Polonia si è ridotto, ma anche quello tra l'Albania e l'Italia. Adesso ci sono le imprese che vanno in Albania, perché l'Albania è un posto che si sta sviluppando. Allora, andiamo, insomma, poi magari se volete farmi qualche domanda, andiamo al succo. Quindi cos'è economia civile e cosa vogliamo fare col voto col portafoglio? Economia civile è questo. È stato benissimo il percorso che avete fatto. Noi capiamo che c'è un mostro che è multidimensionale, ha molte teste, un po' come l'idra di Lerna contro cui combatteva Ercole nel mito, perché e le teste sono tutte collegate. Se noi lavoriamo solo su una testa, creiamo dei danni sulle altre. Altra notizia molto bella oggi: il progetto di legge per cui il Parlamento non farà più solo l'analisi del PIL e del debito, ma alla fine dell'anno ci dovrà rendicontare sul BES. A me non mi interessa sapere solo del PIL 01-02, a me mi interessa sapere perché l'aspettativa di vita in Italia è diminuita di un anno. No, adesso ne abbiamo 6 mesi, perché è un problema mio. Cioè, se sono intelligente capisco che non è il PIL che entra nelle mie tasche c'è il reddito disponibile dopo che ho pagato le tasse, nella mia vita, sulla mia pelle c'è l'aspettativa di vita, nella mia vita c'è cosa vedo dal balcone, eccetera eccetera. Quindi voglio il BES, ok? E questo è importante. Allora dicevo, perché il BES mi serve ad evitare gli errori, ad evitare che magari ci sia una creazione di valore economico che però è ambientalmente insostenibile, che però è insostenibile per la salute, che però produce una crisi finanziaria, che però produce infelicità. C'è uno studio splendido che stiamo finendo su 50.000 italiani, europei, dove si dimostra una cosa bellissima, cioè cos'è l'uomo, non è l'uomo economico, l'uomo è un cercatore di senso. Questo è il blog che ha avuto più successo, quando ho scritto questa cosa un giorno mi sono svegliato. Cioè la prima cosa che fa una persona quando si sveglia, si alza se la giornata ha un senso minimo, se la giornata ha un senso minimo si deprime e non esce più di casa. Quindi noi camminiamo a senso, va bene? E pensate che le persone sopra i 50 anni, se c'è una domanda adesso sul sense of life, quelli che dichiarano un livello di senso basso di vita hanno una probabilità di mortalità del 20% superiore a quelli che dichiarano un senso di vita. Cioè il senso è talmente tanto la benzina della nostra vita che chi ha poco senso si ammala prima e muore prima. Allora, quindi ripeto, quindi l'economia si deve occupare di tutto questo. I tre mali l'abbiamo detto, i tre riduzionismi della persona, dell'impresa e del valore. Sul riduzionismo dell'impresa dico solo una cosa: noi come Banco Medica e SGR ci stiamo battendo alla morte su una cosa. C'è un centro del problema, questo è importante anche per i consumatori, la CISL adesso ha fatto un'iniziativa. Il centro del problema per cui si confonde la fetta con la torta, cioè il profitto col valore aggiunto, sta nei modi in cui sono pagati i manager. Il modo in cui sono pagati i manager trasmette gli incentivi su tutta la filiera dell'azienda. Noi andiamo a tutte le aziende quotate e vediamo questo dappertutto. Se il manager è pagato, cioè gli diamo un'altra fetta di torta, se la sua fetta diventa più grande, che fondamentalmente è così, perché il variabile è commisurato al profitto, cioè se lui aumenta il profitto, cioè quindi di fatto se si aumenta la fetta, gli diamo un'altra fetta ancora, che sarebbe il bonus, Hai detto anche Zingale, si è scritto il Corriere della Sera su questo, che è un assurdo, una follia. Cioè cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che quel tipo di incentivo aumenta i conflitti. Cosa farà il manager se la torta non cresce? Cercherà di tagliare le fette degli altri, perché se taglia le fette degli altri e aumenta la sua, poi si piglia pure il bonus, tagliare i costi. Quindi è un sistema di incentivo folle, che noi come Etica SGR, come fondi che andiamo nell'assemblea, diciamo no, ci devi mettere gli incentivi di performance sociale e ambientale, il manager sarà premiato se rispetta incentivi di performance. Alcune società cominciano a farlo, Snam ha messo infortuni sul lavoro, Terna ha messo un'altra cosa, poche ma ancora poche, e questa è la battaglia che stiamo facendo. L'economia civile che cos'è? È passaggio da un mondo a due mani a un mondo a quattro mani. Il mondo a due mani è quello che vi dicevo prima, dell'italiano che aspetta l'uomo della provvidenza, che pensa che il problema glielo risolve il mercato, e una istituzione che con un triplo salto mortale deve essere benevolente, perfettamente informata e talmente forte da non essere catturata dai regolati. Questo non funziona,
è un sistema che mette sotto stress anche la buona politica, la distrugge, non ce la fanno neanche i buoni politici, ok? Neanche il nostro vice sindaco ce la può fare, in questo no. C'è bisogno di un sistema a quattro mani. Quattro mani che vuol dire? Vuol dire che c'è la cittadinanza attiva e le imprese responsabili che danno una mano al buon mercato e alla buona politica. Un sistema a quattro mani, l'economia civile è questa roba qui. E ovviamente il pivot di tutto quanto è l'azione dei cittadini. I cittadini agiscono in tanti modi, vedremo col mouse, con la guia economia, ma anche e soprattutto col voto col portafoglio. Allora andiamo a vedere che cos'è questo voto col portafoglio. Il voto col portafoglio vuol dire che io ogni volta che consumo, ogni volta che risparmio, posso premiare, vediamo in positivo, non è una punizione, è un premio. Io premio l'azienda che è all'avanguardia nel creare valore economico, socialmente e ambientalmente sostenibile. Premio il migliore. Il voto col portafoglio ha tre proprietà. Primo, è pragmatico. Non vi sto raccontando un mondo che non esiste. Dice, io vi dico, no? Bloch, grandi, no? Filosofi, Marx, cioè. No, io sto dicendo, andate a prendere il migliore degli imprenditori di quel settore, andate a vedere la classifica del tonno dei Greenpeace sul computer, vedete qual è il tonno migliore e comprate quello. Semplice. Cioè vuol dire premiate uno che già oggi sta facendo la quadra ed è il migliore nello stare sul mercato, e uno che sta sul mercato è il meno peggio, è il migliore, e lo fa in maniera sostenibile. Facilissimo, pragmatico. Si può fare. Due, è contagioso. Cioè voi non sapete quanto è importante il vostro voto. Io ho visto persone, e mi è capitato anche a me, spostare un soldo, io vado a spostare il conto dalla mia banca, è successo che il pandemonio, è arrivato il direttore della filiale, ha detto che fa, dove va, ha chiamato la centrale. Quindi basta uno, adesso uno è un po' poco, però diciamo bastano poche persone perché ripeto, per le aziende che sono spasmodicamente a caccia di variazioni piccole di utili, di obiettivi di performance, contano pure i singoli consumatori. Quindi noi abbiamo un potere enorme e siamo contagiosi. Qual è la risposta delle aziende al voto col portafoglio? È l'imitazione. Oggi tutte le aziende cercano di accreditarsi come socialmente e ambientalmente responsabili, perché è la risposta ottimale anche delle aziende che massimizzano il profitto alla presenza dei cittadini che votano al portafoglio. È questo. Noi l'abbiamo visto col commercio ecosolidale. Oggi non esiste una multinazionale che non fa prodotti che prodotti alimentari sostenibili. La Chiquita ha messo la Rainforest Alliance, la Nestlé ha prodotti ecosolidali, la Mars, cioè perché? Perché, ripeto, la loro risposta alla sensibilità del consumatore è fare quello che il consumatore gli chiede. E nell'ultima assemblea del commercio ecosolidale la Ferrero ha fatto una proposta a CTM per fare dei prodotti assieme con lo zucchero e col cacao di CTM, la Ferrero, ok? Terza cosa, è un atto di autointeresse, non stiamo facendo altruismo, stiamo facendo anche il nostro interesse, perché comprare un prodotto sostenibile fa bene alla salute nostra, fa bene all'ambiente nostro, un tempo si diceva le generazioni future, oggi l'ambiente è noi, domani. Comprare un prodotto socialmente sostenibile vuol dire premiare un'azienda che dà dignità al lavoro, i lavoratori siamo noi, i nostri figli, okay? I nostri nipoti, quindi fa bene a noi farlo, se non lo facciamo vuol dire che siamo irrazionali, siamo schizofrenici. Allora, detto questo, la gente comincia a farlo sempre di più, però queste sono le dichiarazioni, cioè dice, se sei disposto a pagare di più per i prodotti, tutti dicono sì, in tutti i paesi del mondo, questa è un'indagine Nielsen, tutti quanti dicono di sì, poi bisogna vedere se lo fanno veramente. Altra cosa molto bella di questa indagine, il 67% delle persone dice che vorrebbe lavorare in un'azienda socialmente sostenibile. Torniamo all'uomo cercatore di senso, qual è la vera benzina che sta spingendo dall'interno questo cambiamento? È proprio il fatto che l'uomo è cercatore di senso, vuole dare un senso sempre maggiore a quello che fa. Chi stiamo liberando col voto col portafoglio? Non i poveri del sud del mondo, ma noi. Noi, quando lavoriamo e quando vogliamo che la nostra vita di lavoro ci abbia sempre più senso. Capite? Questo è il punto importante. Ecco perché nascono un sacco di benefit corporation, di B Corp. Io sono andato l'altro giorno, adesso c'è il secondo convegno a giugno, vengono in Vaticano, tutti gli imprenditori mondiali profit più scatenati sul tema delle benefit corporation. È una cosa eccezionale e si vede che ci sono degli imprenditori che dicono, ma la mia ambizione non è solo far profitto, io voglio l'impatto. Il fondatore di eBay ha mollato eBay, ha fatto un sacco di soldi, ha detto io mi metto su tutta una serie di aziende low profit e nel mondo, perché io voglio avere impatto, io sono ambizioso, voglio essere felice e voglio essere generativo. Questa è un po', ecco, la cosa diciamo l'emblema del problema del voto col portafoglio. Cioè noi siamo i pesci piccoli e tutti insieme
Vedete, ma non è banale quella cosa, perché quello che succede lì sotto non è mica facile. Cioè, quel livello di coordinamento, quei pesci quasi a stormo, diciamo, non è facile. Quindi tutto il problema è aggregazione e coordinamento, ok? Come si fa? Questo, vedete, questa è la pubblicità di Fairtrade, che è molto bella, è proprio su questo tema, no? Attraverso le scelte può cambiare il mondo, non ha superato il superpotere, eccetera. Questo è un caso di successo di voto col portafoglio. L'apartheid in Sudafrica è finito grazie alla nascita della la finanza etica, nasce proprio per contrastare l'apartheid in Sudafrica. Sono i primi fondi, i fondi di investimento americani che fanno tutto questo. Per il voto col portafoglio ci vogliono classifiche. Ecco, questa è allora, quando io vado a parlare di queste cose, fondamentalmente ci sono due tipi di obiezioni, no? Ormai lo so, sono 10 anni che faccio questi discorsi. Cioè, ma come si fa a votare col portafoglio? Oggi gli italiani vanno al discount, non ci abbiamo i soldi, eccetera, eccetera. Poi chi mi informa, chi mi dice? Questa è la formula del voto col portafoglio, la formula della relatività del voto col portafoglio. Cioè, guardate che tutti voi siete posti di fronte al dilemma. Io l'altro giorno mia moglie mi ha detto vai a comprare il ferro da stiro, sono andato giù da Troni, e c'era un ferro da stiro che costava 40 euro in più perché era ecologico e uno che costava di meno. Quindi voi votate sempre col portafoglio, quando scegliete la macchina, la caldaia, eccetera. Quando è che decidete di votare col portafoglio nel senso che comprate il prodotto sostenibile? È quando quella formula è maggiore di zero. Cioè, dove sta il vantaggio e il costo? Ovviamente c'è un costo, meno C. Meno C vuol dire che può essere che il prodotto sostenibile costi di più. Caffè Ecosolidale costa di più. A vuol dire la vostra soddisfazione. Sono venuto a parlare a Pesco Eterni, disse no. Lavoriamo per aumentare A sarebbe la soddisfazione di fare quel gesto, ma la parte politica è importante, è B, cioè se B è l'effetto politico che tu produci, cioè il cambiamento dell'azienda o il miglioramento della condizione di quel produttore, ma B funziona proporzionalmente a B, cioè se B è pari a 0, B è 0, cioè se sono l'unico che faccio quel gesto, ovviamente l'effetto è minimo, e qui ci sono tutti i pesci che si coordinano. Se B tende a 1, cioè se siamo in tanti, l'effetto è molto grosso. Okay. Quindi qual è il problema fondamentale? Per far andare avanti tutto questo bisogna abbassare C laddove è possibile, e però mantenendo i livelli di sostenibilità sociale ambientale, e aumentare P greco, abbassare P e aumentare P greco. Quindi il vero problema è il coordinamento. E qui nasce Next. Next nasce come, ecco, qui prima un esempio di abbassamento di C. Dov'è che il voto col portafoglio ha sfondato? Nella finanza etica. La finanza, oggi il 40% dei fondi di investimento europei chiedono a delle società di rating internazionali di dargli gli indicatori di responsabilità sociale e ambientale delle aziende e non investono in alcuni titoli. Fondo Pensione Norvegese un mese fa ha detto usciamo da tutte le imprese che fanno prodotti energia fossile. L'altro giorno usciamo da tutti quelli che hanno un rapporto tra salario del CEO e ultimo salario troppo basso. Fondo Pensione Norvegese è il più grande fondo di investimento del mondo, è enorme, è gigantesco. Noi abbiamo creato, questa è Etica SGR, che è la società, il primo fondo di investimento etico in Italia, 42% del mercato, quest'anno è passato da 1 miliardo a 2,3 miliardi di raccolta. Perché i fondi etici stanno andando bene? Perché rendono come i fondi, cioè non c'è il costo aggiuntivo. Non vi racconto la favola che vanno sempre meglio, ma non vanno né meglio né peggio, cioè hanno le stesse possibilità di rendimento dei fondi normali, quindi la gente in questo caso C è uguale a 0. Okay? Cosa succede? Faccio un esempio, per esempio questa è una cosa molto importante che è accaduta, avete sentito Papa Francesco ha detto dobbiamo scegliere fonti rinnovabili, ieri un'altra cosa molto bella, il mondo sta cambiando velocissimamente. Io mi ricordo quando parlavo di economia circolare, fino a un anno fa di economia circolare parlavo forse la professoressa Montesi, qualcuno molto radicale, eccetera. L'altro giorno, sole 24 ore, il futuro dell'economia circolare. PIL più 7%, eccetera, eccetera. Altra cosa, studenti universitari americani hanno detto noi facciamo causa, mi sembra Obama, non lo so, perché le fonti fossili stanno rovinando la nostra salute. Cioè, dal giudice stanno andando, nascono cause, cioè. Ma i fondi cosa hanno fatto? I fondi hanno detto, questa è una rete di fondi, di cui facciamo parte anche noi di Etica SGR, che raccoglie una quantità di denaro pari a 3 trilioni di dollari, sono 3.000 miliardi di dollari. Questi fondi di investimento cosa hanno detto? Hanno detto noi cominciamo a misurare l'impronta di carbonio dei nostri portafogli, cioè misuriamo quanta CO2 producono le aziende in cui abbiamo investito. E l'obiettivo qual è? Ridurre la CO2 dei nostri portafogli, quindi cominciare a vendere quelle che fanno troppa CO2 e comprare quelle che ne fanno di meno.
si chiama Montreal Pledge, questa cosa, carbon footprint, ok? E sta avendo un impatto forte. Voi dite che è un caso che l'amministratore delegato dell'ENI sono due giorni che fa interviste su Avvenire, su Corriere della Sera, dicendo che lui vorrà il leader delle rinnovabili? Ma forse è collegato a quello che ho detto prima, può darsi. Forse è collegato al fatto che lui è uno di quegli imprenditori che vuole anche genuinamente avere un impatto e non solo un profitto, ma sta di fatto che la D dell'ENI ha preso una paginona di Avvenire, è stato intervistato da Avvenire, giorno dopo Corriere della Sera, dicendo che lui vuole assumere la leadership di COP21 e delle rinnovabili. Cosa abbiamo fatto noi con Next? Next abbiamo detto, noi il nostro compito qual è? Quello di aggregare, il mondo lo possiamo dividere in quattro quadranti, chi vuole e chi non vuole votare col portafoglio, perché ci crede o non ci crede, chi può e chi non può. E noi prendiamo quelli in alto a destra, quelli che vogliono e che possono, saranno parecchi. E quindi con Next cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato una rete che ha dentro associazioni di consumatori, sindacati, ONG, associazioni imprenditoriali, Anima, UCID, Sodalitas, per fare questa cultura della responsabilità d'impresa. Giovedì abbiamo fatto il Salone della CSR alla LUISS, abbiamo premiato ragazzi di tutte le regioni d'Italia. Andiamo a fare lavoro di cittadinanza attiva, scuole, università, progetto Prepariamoci al Futuro, quindi far fare ai ragazzi progetti sulla sostenibilità sociale, i migliori vanno negli incubatori, continuano a portare avanti questi progetti, ho sentito delle cose bellissime l'altro giorno, laboratori nelle città, Oscar della sostenibilità e i cash mob. Ecco, cosa sono i cash mob? I cash mob, tutto questo voi capite, funziona, avete visto, ci ho messo un'ora per spiegarlo, no? Forse vi siete anche abbastanza, se facevo uno spot non capivate niente. Allora c'è bisogno di rendere la gente consapevole, c'è bisogno di comunicarle queste cose. E come si fanno a comunicarle? Un modo per comunicarle sono i cash mob. Cosa sono i cash mob? I cash mob sono delle rappresentazioni collettive in cui tutta una serie di persone va in un negozio a comprare un prodotto per convincere del fatto che siamo forti, che ci possiamo coordinare, eccetera, eccetera. Questa è una foto del cash mob che abbiamo fatto a Tor Vergata, alla mia università, alla fine del progetto Prepariamoci al Futuro, con tutti i ragazzi. Abbiamo comprato poi caffè Cosolidale, eccetera. Abbiamo dei filmini. Adesso vi faccio vedere qualche bel filmino. Prima del filmino vi faccio vedere, ecco, questa cosa. Qui è il discorso delle policy. Questa è una cosa che a me piace moltissimo. Assomiglia molto a quello che ha detto il vice sindaco, devo dire. Non lo dico per piaggeria, perché assomiglia. Ed è una cosa che io ho sentito dire per la prima volta da Minervini. Minervini è un mio... io sono un fan di Minervini. Minervini era l'assessore delle politiche giovanili in Puglia, quello che ha inventato Bollenti Spiriti, eccetera. E lui diceva proprio questa cosa qui, dice cos'è? La nuova politica deve fondamentalmente attivare le energie, organizzare e attivare le energie delle società civili, no? E quindi cosa succede? In più, vi ripeto, c'era quel discorso lo può fare con quel discorso fiscale. Un esempio di quel discorso fiscale: noi qui abbiamo fatto un esperimento dove abbiamo simulato con dei soldi veri l'effetto di un meccanismo fiscale per cui io premio chi vota col portafoglio e punisco, tra virgolette, chi non lo fa, nel senso che per lo Stato è a saldo zero, cioè lo Stato non ci perde nulla, lo Stato, il comune, eccetera, cioè paga più tasse chi fa un danno e sociale, non votando col portafoglio, e paga meno tasse l'altro, e il saldo è zero, e poi il sistema dei conti energia. Quando facciamo questo, praticamente la quota di quelli che votano col portafoglio balza a livelli altissimi, ovviamente, dice, perché è anche incentivata economicamente, ma ripeto, i conti energia esistono in 64 paesi del mondo, ed è una cosa che applichiamo anche all'azzardo. Adesso vi racconto delle cose sull'azzardo interessanti. Questo è un altro esempio di cash mob. Noi abbiamo iniziato a Biella, vedete lì, ecco, in basso, 2 anni fa abbiamo detto, beh, in Italia c'è questo problema dell'azzardo, una follia, 90 miliardi spesi dagli italiani, una cosa che va contro la cultura umanistica, che dove la virtù è superiore alla fortuna, l'idea di fortuna non come coltivazione del talento, ma come vediamo se ci va bene. Irrazionalità totale, gli italiani così attenti al risparmio non sanno che quando mettono una lira, un euro nella slot, stanno comprando un'azione che rende il meno 24%. Quando comprano un gratto e vinci stanno comprando un'azione che rende il meno 35%. E questa è l'aspettativa media di guadagno che vi dovete aspettare. E non sanno che vincere il maxi premio
è 15 volte, 1000 volte meno probabile che un asteroide colpisca la Terra. Questi sono dati ufficiali. Ok? Allora, detto questo, noi cosa abbiamo, per cercare di abbiamo usato l'approccio del voto col portafoglio. Abbiamo detto andiamo in un bar che ha tolto le macchinette, andiamo da una signora che applicava il BES e non il PIL. Perché questa signora cosa ci ha detto quando ha parlato al microfono? Ha detto: io guadagnavo 2000 euro al mese in più con le macchinette. Dice: però non ce la facevo più di vedere la gente che si poveracci che si rovinavano nel mio bar. E quindi l'ho tolta e noi siamo andati a premiarla. Siamo andati lì, siamo andati tutti a comprare da questa signora, eravamo centinaia, eravamo 700 persone. È nata una cosa virale, ci sono stati più di 160 slot mob in tutta Italia e sono venuti per esempio un sacco di amministratori locali. Io ho giocato a biliardino con il sindaco di Palermo Orlando, l'assessore di Brescia, il vice sindaco di Cagliari. Io sono stato in molte città d'Italia a parlare delle iniziative, si chiama Avviso Comune, mi sembra il sito, dove ci sono tutte le iniziative che tutte le amministrazioni locali hanno fatto di contrasto all'azzardo e hanno applicato questo discorso della feed-in tariff all'azzardo, cioè ci sono 5 regioni italiane dove i bar che hanno le macchinette pagano un'IRAP più alta dei bar che non hanno le macchinette e il saldo è pari per lo Stato, per l'amministrazione. Poi ci sono altre cose, ci sono la distanza minima, l'ultima volta sono stato a Fano dove c'era il sindaco e hanno fatto un bel regolamento molto duro, eccetera. Questo è un po' il risultato di tutta l'Italia. Insomma, io direi che l'ultima cosa che vi voglio far vedere, perché siamo andati, è un pezzettino perché è un po' lungo, ma io avevo un sogno, dicevo, I have a dream, dico, ma il mio sogno, l'ho scritto pure sul blog, il mio sogno era quello di dire, ma tu che sei il sindacato, ma come... Il mio sogno era il primo maggio, che di solito è un momento, no, dove è una delle capacità enormi dei sindacati è quella di aggregare un sacco di gente, ma il sindacato che vuole difendere il lavoro, che sa aggregare le persone, ma perché invece solo di portarli in piazza a cantare, a suonare, a sentire uno che fa la musica, non usa questa forza per fare un mob, per far capire ai cittadini l'importanza del voto col portafoglio? E quest'anno per la prima volta abbiamo fatto una piccola cosa, non proprio il primo maggio perché sennò... diciamo i vertici assoluti se offendevano, l'abbiamo fatto, io poi nell'intervista ho detto questo è il vero primo maggio, tra un po' il primo maggio sarà così, mi sono un po' allargato ovviamente, ma un sindacato importante che è FinCisl, sindacato dei consumatori, del metalmeccanici della CISL, ha deciso di fare questa cosa che vedete. Qui siamo andati ad Aversa. La prima, dire che una nuova economia è possibile, una nuova economia nel senso di sostenibilità, rispetto dell'uomo, rispetto dell'ambiente. Noi siamo un'azienda che premiamo la signora, di questo è il capo di Next, cioè 27 anni, questo ragazzo che parla. Abbiamo riscoperto un modo nuovo di fare sindacato e consentitemi anche un modo nuovo di fare il primo maggio. Il primo maggio è stata una festa troppo importante per relegarla a dei riti. Alcuni imprenditori che incontrerete più avanti sono degli imprenditori che hanno fatto una scelta coraggiosa. Qui abbiamo premiato tutta una serie di imprenditori della zona di Caserta che fanno prodotti alimentari col marchio di legalità. Nuova cucina organizzata, NCO, nuova cucina organizzata. Fondazione con il Sud è il nostro partner e abbiamo portato tutti i sindacalisti. L'idea è, ma perché nei prossimi anni non si fa pure questo
a San Giovanni, cioè non ripeto, in che modo oggi il sindacato può difendere il lavoro? Premiando i prodotti sostenibili. Fondamentale, però forse vorrei ricordare quel pesce, no? Cioè quel grande pesce che i pesciolini si mangia. Poi in un'altra scena si vedono i pesciolini che formano un pesce ancora più grande e si mangiano il pesce grosso. Lì c'è scritto tutto, perché il problema dove sta? Noi siamo più forti, ma siamo più... Non c'ho solo questo vestito, notato pure io lo stesso. Ci hanno insegnato che chi si occupa di persone deve occuparsi anche della propria comunità. E quindi iniziando a conoscere, a creare legami, reti, a creare intrecci tra economie possibili, modalità di acquistare come facciamo questa sera, è possibile avere un potere differente, è possibile far cambiare, far capire alle persone che noi premiamo le persone per bene. Noi andiamo a prendere il migliore imprenditore di oggi e lo andiamo a premiare, cioè andiamo a prendere una persona che concretamente oggi ci sta dimostrando che sa stare sul mercato, il pragmatismo, che resiste alla competizione e che lo fa dando dignità al lavoro, promuovendo la legalità e l'ambiente. Quindi è una cosa assolutamente pragmatica e nel farlo noi spingiamo tutti gli altri a migliorare. Tra nodi di rete e reti di rete, relazioni di relazioni, è possibile innescare, diciamo, il cambiamento. Perché noi siamo un sindacato fuori di zucca. Noi in un mondo a caccia di cattive notizie siamo a caccia di buone notizie e soprattutto vogliamo realizzarle insieme a chi concorre per dare buone notizie. E trovare in questa terra queste esperienze industriali di grandissimo valore, in cui le difficoltà del territorio non sono un'occasione per sfruttare di più delle persone, tanto sono un'occasione per rispettare di più l'ambiente, rispettare e promuovere di più la dignità umana, le esperienze di cui si parlava adesso, la GMA che ho visitato oggi. E in tutto questo, vi dico la verità, le istituzioni fanno ben poco. Ben venga una giornata come questa col sindacato di imprenditori, di solito non si... Faccio un pezzettino avanti, io solo poi faccio vedere, questo un po' di... ma qua fa un po' fatica a recuperare. Play. Ah, è vero! Si dovrebbe fare spesso. Bellissima! Risulta un potenziale enorme. Se solo si vuole, si fa e si vede. Aspetta. È una giornata importantissima, anche perché da Salerno siamo arrivati in 62, non è mai capitato a me. Noi come sindacato cerchiamo sempre di essere all'avanguardia. L'atmosfera è bella, il posto è incantevole, la musica ci piace. Dobbiamo ringraziare questa persona. La cosa bella è che dopo i giorni successivi ho incontrato sindacalisti ad altri incontri che avevo fatto in altre città ed erano contentissimi di questa cosa, quindi la risonanza del sindacalista secondo me è importante. Cioè hanno pensato che questa cosa avesse un valore. Che comunque sono riuscito a vincerla sulla camorra e sulle altre sorti. Va bene, adesso non voglio far vedere tutto perché 10 minuti è un po' lungo. Però ecco, il senso qual è? E questo è l'altro, per farvi capire anche, ma senza musica, questo è quello che abbiamo fatto a Biella quando c'è stato il nostro primo mob, per farvi vedere che bella serata che è stata e con quanta gente, cioè avevamo veramente abbiamo avuto una serata incredibile, insomma, con un sacco di ragazzi, un sacco di giovani, e ecco, finita così la serata. Allora, quindi il senso qual è? Vado a chiudere e poi magari... Ed è iniziata una cosa che è diventata virale, no? Quindi il senso qual è? Concludo con una frase di Papa Francesco che è molto molto bella, che si chiama, forse l'avete sentito, il tempo è superiore allo spazio, no? E lui dice questa cosa, dice bisogna dare priorità al tempo rispetto allo spazio, cioè occuparsi più piuttosto che occupare degli spazi, bisogna mettere in moto dei percorsi che progressivamente creano delle cose che poi gli altri porteranno avanti nel tempo, no? Quindi l'idea che il magis dell'azione politica è in questo.
E io credo, ripeto, la bella notizia che vorrei dare oggi è questa, che da una parte noi possiamo, no? Quando ho presentato questo libro ho detto, oggi la gente dice dell'economia non capisco niente e passa tutto sopra le nostre teste. Ecco, noi dire no, l'economia so che cos'è e so che posso essere parte della soluzione. La seconda cosa è che abbiamo tanti strumenti per essere parte della soluzione. Possiamo comprare, possiamo investire, possiamo fare cittadinanza attiva, possiamo parlare con Next, possiamo fare Wikieconomia, tornando alla rete, ai social. Io sono un appassionato di social, ma i social non possono essere luoghi abbandonati alle passioni tristi, abbandonati al hate speech, no? Quello che arriva lì, che si arrabbia, eccetera. Il social deve essere un luogo dove i cittadini che vogliono costruire questo sistema diverso possono lavorare assieme, coprodurre dei contenuti. Tutta questa roba che vedete, Common Good, non è roba mia, è roba che io ho costruito assieme a tutte le persone con cui ogni giorno mi incontro per scambiarci informazioni, notizie, vedere cosa sta cambiando, cosa può migliorare e facciamo insieme politica e cittadinanza attiva. Grazie. Grazie delle suggestioni che ci ha fornito e ovviamente si presuppone appunto l'uomo cercatore di senso, no? Quello che diceva, modello di sviluppo a più mani che mette al centro il bene comune e che in qualche modo possa, diciamo, fare in modo che le imprese possano agire responsabilmente, che i cittadini possano dare col portafoglio, che le comunità locali siano coese e che appunto le istituzioni politiche possano in qualche modo premiare, no? attraverso incentivi. E prima di passare la parola a Sergio Veroli per le conclusioni, non so se c'è qualcuno che vuole intervenire, quindi diciamo, no, essendoci un po' di spazio possiamo prevedere anche uno spazio per gli interventi. Scusi, io volevo solo chiedere una cosa al volo, il sistema praticamente che lei propone, che è già attuato per questo cambiamento economico, come si chiama? Il nome? Mettergli un cappello, vabbè, noi lo chiamiamo economia civile. L'economia civile è quel paradigma che abbiamo detto. Cos'è economia civile? È allargare la mente oltre i tre riduzionismi di persona, azienda e valore e passare da un'economia a due mani a un'economia a quattro mani, cioè un'economia dove i problemi non ce li risolve solo il mercato e lo Stato, ma per risolvere i problemi abbiamo bisogno di cittadinanza attiva, di imprese responsabili, di mercato e di Stato. Poi gli strumenti operativi, abbiamo detto, sono Next, il voto col portafoglio, tante reti comunque della cittadinanza attiva, dove dietro c'è anche tutto il terzo settore, la finanza etica, il consumo solidale, insomma queste possono tutte le... la galassia, ecco. Prego. Ho apprezzato moltissimo quello che lei ha detto e è vero che il consumatore ha il potere di modificare le cose, no? Ho visto proprio quel discorso dell'olio di palma, è cominciato l'olio di palma sui social e adesso non c'era nessuno che i prodotti che c'era tutto olio di palma sui biscotti, no? Tant'è vero che andava alla ricerca per mia nipote di trovare i prodotti senza olio di palma, era una ricerca certosina veramente, e anche perché gli ingredienti sono sempre scritti piccolissimo, proprio non si riusciva a leggere. Adesso andiamo nei negozi, dopo qualche mese troviamo in grande senza olio di palma, sui biscotti, sulle merendine, diverse cose, c'è proprio scritto in grande senza olio di palma. Questo è... Vi dirò di più, Coop una settimana fa ha deciso di togliere tutti i prodotti con l'olio di palma dai suoi supermercati. Ci ha creato anche un problema perché noi stiamo iniziando una ricerca e dobbiamo iniziarla una settimana dopo perché c'è questo effetto olio di palma che è iniziato da qualche giorno. Altre curiosità? Io volevo sapere cosa significa BES. BES significa benessere equo e sostenibile ed è una rete di 137 indicatori che vanno su 12 domini che sono l'istruzione, la salute, la qualità della vita di relazioni, rapporto lavoro-tempo libero, l'ambiente, territorio, qualità dei servizi, cioè sono una serie di indicatori che misurano il benessere di un territorio. Come diceva prima, credo la professoressa Montesi o la
dicevano, dicevate il, lo stock, la ricchezza di un territorio non è il PIL, ma è lo stock dei beni economici, culturali, spirituali e ambientali di cui una comunità può godere. Ecco, il BES misura queste cose, ci aiuta a mettere gli occhiali diversi per capire veramente il nostro benessere in che direzione sta andando, no? A tutto tondo. Certifica i prodotti socialmente sostenibili, cioè come facciamo a capire che poi non ci sia qualcuno che poi approfitti anche, no? Certo. E si metta un marchio che poi alla fine può essere... E adesso stiamo vivendo proprio questa fase della moda, perché ormai è una moda, abbiamo visto tutte le aziende vogliono dirsi socialmente responsabili. È un settore dove, come in tutti gli altri settori dell'economia, c'è un problema di asimmetria informativa, ma come c'è dappertutto, quando uno vende una macchina usata, quando un'impresa va da una banca, quando è in un rapporto di lavoro domanda e offerta di lavoro, c'è sempre un'asimmetria di informazione tra da una parte e l'altra. Come si supera l'asimmetria di informazione? Si supera con società terze che fanno rating, che fanno diciamo valutazione, eccetera. Le società terze sono sempre terze, non è detto, dipende se sono pagate da quello che fanno, ci sono una serie di problemi, però per questo è importante starci, è importante seguire tutte queste cose. Basti sapere che certo c'è una tentazione forte delle aziende a fare washing, come si dice, greenwashing, cioè a dire ma non fare, ma poi quando uno viene scoperto la pagherà cara, perché Volkswagen, che in realtà poi ci ha prodotto una guerra industriale su questo, adesso è diventata anche un'arma strategica di concorrenza tra paesi, ma comunque Volkswagen, che è stata diciamo colta sul fatto perché dichiarava delle emissioni inferiori a quelle vere, ha messo in bilancio 19 miliardi di perdite quest'anno per questo problema. Quindi in realtà poi dovute a tutte le class action eccetera in America. Quindi oggi le società ci provano qualche volta, ma sanno anche che se poi vengono scoperte l'effetto sulla reputazione può essere molto grave. Purtroppo leggevo che in Italia invece la Volkswagen non ha ridotto gli utili. No, no, non è, ma infatti la Volkswagen non ha ridotto. La Volkswagen ha dovuto però, la Volkswagen mondiale, ha dovuto mettere a bilancio una perdita molto molto forte per questa cosa. Quindi, però attenzione, allora dov'è che è più facile ruotare col portafoglio? Ovviamente è molto più facile ruotare col portafoglio per i prodotti di largo consumo che consumiamo frequentemente, quindi i prodotti alimentari. Molto difficile votare col portafoglio sui beni strumentali, cioè la macchina la compriamo una volta ogni 8 anni e costa pure tanto, lì il C è proprio tanto. Cioè io la prossima macchina che compro, lo dico, sarà ibrida eccetera, però so anche che pagherò varie migliaia di euro in più, quindi votare col portafoglio in alcuni casi non è facile. Del PIL sostenuto dalla guerra, sì, per sapere quanto il nostro sviluppo, che non è progresso, sì, è fondato su questa attività. Guardi, tutta l'industria fa il 18% del PIL, tutta l'industria. Quindi l'industria che produce le armi, adesso non glielo so dire, ma sarà il 2%, 3%, roba così. E tra il 30 e il 40% del PIL è fatto di salute e istruzione. Cioè, quando qui sta anche un problema di comunicazione, se Pagnoncelli chiedeva pure questo agli italiani, avrebbero detto delle cose. Perché? Perché evidentemente ce la raccontano in modo diverso, ma il PIL è fatto così. Quindi il grande tema del futuro sarà quello della dematerializzazione del PIL, no? Cioè della... Si può creare valore in tanti modi e sicuramente, ripeto, salute e istruzione pesano molto, quasi il doppio dell'industria. Figuriamoci l'industria delle armi. Forse il problema è cambiare il concetto di noi, il concetto di valore. Esatto, cioè imparare a misurare il valore, cambiare per più. Io adesso sto lavorando moltissimo. Allora, l'economia circolare è una cosa, io ricordo qualche anno fa c'erano questi pionieri. Gunter Pauli, non so come quello che Zeri.org, era un matto che faceva queste cose per cui usava lo scarto per mangime, per poi faceva la birra, poi cioè faceva 5-10 prodotti partendo, no? E oggi, l'altro giorno, al Sole 24 Ore, appunto dice il futuro, l'indagine McKinsey, il grande aumento sarà l'economia circolare, cioè usare
e tutti i minerali devono essere usati più volte, come la terra, devono diventare come la terra, riutilizzati continuamente. Ci sono industrie a rifiuti zero, ma anche l'Unilever ha quasi tutti impianti a rifiuti zero. Quindi le cose appunto vanno avanti. La cosa, secondo me, la frontiera, io mi sto battendo moltissimo per una cosa: efficientamento energetico obbligatorio degli edifici. Allora, l'Europa ci sta chiedendo 3% all'anno gli edifici pubblici devono essere efficientati, cioè cambiamo tutte i muri, le cose, per aumentare, ridurre la bolletta, pagare meno energia, quindi poi ci guadagniamo. E c'è una sanzione se gli amministratori non fanno questa cosa. Però quello che io dico agli amministratori, l'ho detto a Del Rio, e Del Rio l'ha scritto sul Corriere della Sera, ma poi non l'ha ancora fatto, è l'amministratore dovrebbe avere il coraggio di dire: è obbligatorio che un condominio privato si rivolga ad una energy saving companies per fare un preventivo. Allora, cosa succede? Primo, perché è obbligatorio? Perché i condomini non si metteranno, immaginate un condominio che si mette d'accordo su una cosa di questa, prima di capire di cosa parliamo. Invece è una cosa che i condomini ci guadagnano, perché l'Energy Saving Company si fa carico di tutto l'investimento e vi comincia a far pagare, a far guadagnare il risparmio di bolletta dopo aver remunerato il proprio investimento. Cioè è come se vi facesse passare la bolletta da 100 a 50, per i primi anni lei vi fa continuare a pagare 100 perché lei si deve riprendere i soldi dell'investimento, dopo voi pagate 50. Quindi il condomino ci perde qualcosa? Niente. Okay. Tutto il rischio è l'impresa. E questo a livello economico che vuol dire? Pensate l'impatto sul settore edilizio, no? Tutto il paese che fa sta roba, c'è un effetto sul PIL pazzesco. Quindi questa cosa dell'efficientamento energetico, che già si deve fare obbligatorio per gli edifici pubblici, ho parlato pure con il vice governatore del Lazio che dice stiamo facendo le scuole e tutto, deve andare nel settore privato, capite? C'è una società famosa che si chiama Gala, che fa questo, che è una società privata, che è lo sponsor della squadra del Frosinone, che fa questo tipo di cose. Lo fa sul mercato privato, però va lenta, va ancora troppo lenta questa roba. Ultima domanda, perché c'è la chiusura adesso. Ultima. Sì, no, non capisco se l'unico modo, magari con il portafoglio, esistano altri modi. Premiare le imprese, faccio un esempio, virtuose, sì. Potrebbe essere anche in modo informatico, nel senso che io ti voto se tu produci valore aggiunto fondamentalmente, in questa maniera passo l'accivo, non c'è bisogno di dover pagare, è necessariamente dover pagare con il portafoglio in più. No, questo è un esempio dove non dovete pagare niente, questa è la campagna Oxfam, scopri il marchio, che prende le 10 società alimentari più importanti del mondo, da Nestlé, eccetera, dalle pagelle, e sul sito di Oxfam voi potete inviare un messaggio alle aziende, quindi click, mouse col dito, e costo zero, tempo zero, le aziende hanno ricevuto 700.000 messaggi da tutto il mondo, è iniziato un processo di engagement con Oxfam, e hanno fatto dei progressi, c'è anche il cambio di punteggio, ogni 3 mesi Oxfam fa la classifica. Quindi ci sono tanti modi, anche ripeto, non è detto che si debba poi pagare, ripeto, si va dal discorso della macchina dove costa caro, al caffè, al fondo etico, al voto diciamo col mouse, eccetera, eccetera. Bene, grazie. Grazie, che se no poi diciamo proprio.